Telespettatori di Gilda TV, buongiorno a tutti. Si è appena conclusa l'assemblea dei coordinatori provinciali della Gilda degli insegnanti, che si è svolta a Roma per confrontarsi sui temi caldi che hanno caratterizzato il dopo approvazione della legge 107-2015. Cambi verso. Abbiamo visto che nelle amministrative sono seguite le europee, il partito di governo è stato punito severamente. Poi siamo sempre stati e continuiamo a essere associazione trasversale, quindi non prendiamo posizione per un partito piuttosto che l'altro. È chiaro che se un partito ci attacca la scuola, noi abbiamo il dovere politicamente di rispondere con tutti gli strumenti che la democrazia ci consente. E di questo dobbiamo prendere atto e quindi dovremo agire, perché chi si è comportato così rispetto a quelli che si sono comportati meglio possa anche prevalere sul piano politico. È un impegno importante, necessario, che non dovrà essere lo sposalizio di un partito, me ne guardo bene, ma dovrà essere quello di assolutamente contrastare chi ha fatto così male. Come mai ci saremmo? I coordinatori hanno evidenziato difficoltà e incongruenze della legge Renzi-Giannini, ma sentiamo il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. Allora, nonostante la calura e la giornata domenicale, oggi qui a Roma si sono incontrati i coordinatori provinciali e regionali provenienti da tutta Italia per stabilire da subito le azioni da intraprendere a iniziare dai prossimi giorni nei collegi di docenti per contestare la buona scuola. Si sono decise tutta una serie di azioni di carattere interno alle scuole, ma anche di carattere esterno. Per esempio, si intraprenderanno tutti i possibili ricorsi per poi arrivare alla fine a condurre questa legge innanzi alla Corte Costituzionale per chiederne l'abrogazione nelle parti che riteniamo siano in contraddizione con la Costituzione, come ad esempio quella che dà al dirigente scolastico il potere di scelta diretta dei docenti da chiamare nella scuola, o come la norma che divide i docenti in due categorie, quelli titolari di cattedra e quelli titolari di ambito. È una battaglia che prosegue tutte le lotte dell'anno scorso e che andrà avanti fino in fondo, convinti che la gran parte delle categorie di insegnanti ci sosterranno e sosterranno soprattutto un concetto di buona scuola che deriva dalla Costituzione contro l'ignoranza dilagante che porta a dei provvedimenti inaccettabili.